Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati sul canale MacGabri Collection. Ciao a tutti ragazzi. Ma Gabriele, ma questi due personaggi, ma chi sono? Noi siamo i Goofy del Conad dell'anno scorso, natalizi. Natalizi? Quindi la collezione del Conad dei Goofy. Sì. Ma cosa sei venuti a fare sul nostro canale? Perché siamo tornati con una nuova collezione. Sì ragazzi, eccola qui. Una nuova collezione da favola con i Goofy di Egan. Abbiamo già delle bustine da aprire, Gabri. Sì. Allora, praticamente questa collezione è iniziata oggi, che è? 30 ottobre. E domani è Halloween. Ok, allora, vediamo i dettagli della collezione a breve. Ma fatemi capire, ma siete venuti da soli qua in questo video? No! Come no? Ci sono anche i nostri amici. Ma scusa, ma innanzitutto presentatevi. Ma tu chi sei? Che personaggio sei? Io sono Marzapane. Marzapane? E bellissimo, e questo io sono tipo gnometto, però se mi guardate bene la gente mi chiama Babbo Natale taroccato. Babbo Natale perché taroccato. Sono palesemente Babbo Natale, tranne che sono verde. Ma perché c'ha il vestito verde infatti? Non lo so, sono taroccato. Ma vabbè, ma. E poi chi altro c'è? I nostri amici, venite! Ma sempre dell'anno scorso? C'è il nostro elfetto. L'elfetto! Ma è bellissimo! E poi? E poi tizio con gli occhiali da sole che manco sembra un personaggio natalizio. Ma questo è buffissimo ragazzi. Ma questa è la nostra collezione dell'anno scorso. Ma sentite un po', ma cosa dovete dire ai nostri amici? Molto importante. Lasciare un bel like e di iscrivervi al canale MacGabri Collections per seguire tutti i nostri appuntamenti. Gabriele, ma tu c'hai qualcuno che devi salutare? Sì. Chi devi salutare? Saluto il mio amico Alpion che... anche lui fa video su YouTube, ma non c'ha purtroppo neanche 10 iscritti, quindi mi aveva chiesto di sponsorizzargli. Iscrivetevi, ragazzi. Si chiama Alpion trattino in mezzo 777. E vai, iscrivetevi. Mi ha chiesto tutti. Lui di farlo. Ok. Ma ovviamente salutiamo tutti gli iscritti del nostro canale. Sì. Ok, andiamo a vedere come è composta questa collezione. Siamo nel sito del Conad e andiamo a vedere la collezione. Allora, eccola qui ragazzi, da quanti personaggi è composta allora, questa collezione? Allora, principalmente è composta da 12 Goofy. Ok. Goofy di Egan. E come dicevamo prima, la collezione è iniziata oggi. Oggi, che quindi 30... è proprio una novità, cose nuove di zecca. Ok, 30 ottobre. E finisce? Il 10 dicembre. Ma là c'è tantissimo tempo per fare questa collezione. Allora, vediamo un po' se c'è tutta la collezione, Gabri. Oh, facciamo uno zoom. Ok, ragazzi, andiamo a scoprire questa collezione. Ma tu li conosci tutti questi personaggi, Gabri? Beh, sì. Vai. Allora, sono tutti di favole, Indicameli col dito e dimmi chi allora, sono. Almeno vai. Credo. Allora, questo per me è Peter Pan. Ok. Vabbè, questo è Trilli. Ok. Quindi sono tutti Goofy relativi alle favole. Sono favoli e ognuno ha già il gruppetto da due. Ok. Quindi allora, Peter Pan e Trilli. Poi andiamo avanti. Il Grillo e Pinocchio ovviamente. Poi spettacolo. Alice Alice, quella nel paese delle meraviglie. E il cappellaio matto, questo qua è carinissimo, lo voglio trovare. Che bello, sì, veramente. La Bella bello. E la Bestia, è carinissimo. E poi Biancaneve e lo gnomo, il nanetto. Lo gnomo. E poi la favola più conosciuta da tutti, cioè Cappuccetto Rosso e Lupo. È ovvio, non poteva mancare. Non poteva mancare sta favola. Ovviamente tutti questi personaggi, ragazzi, oltre ad andare in beneficenza, perché praticamente si raccolgono ogni 15 euro di spesa a Conad, ne potete prendere uno con un contributo di 1,90 euro, di cui 50 centesimi andranno in beneficenza. Questa è una cosa molto importante in vista del Natale. Ovviamente questi gufetti sono da collezionare e poi ovviamente ragazzi li possiamo utilizzare come segnaposto oppure addobbare il nostro albero di Natale, vero Gabri? Sì. Ok, io direi a questo punto di iniziare l'unboxing. Chi ci aiuta? Io. Ok. Yes. Allora ragazzi, andiamo, procediamo, vai. Allora ragazzi, andiamo ad aprire la bustina, però prima guardiamola. Eccola qui ragazzi, la nuova bustina della nuovissima collezione dei Goofy Egan. Eccole qui, ovviamente a tema natalizio, Christmas. Gabriele, ma c'è sta un buco là? Chissà perché... Boh, ma lo scopriremo perché c'è un buco, ragazzi. Qua ci sono già tre personaggi. Questo è Grillo.
Già ci hai capito tutto, ci hai capito tutto. Naso lungo, chi è? Naso lungo! No, dai! Mister Bugia! Dai, vediamo come Mister Bugia, ma no! Non si dicono le bugie! Eccolo! Sade! Ciao ragazzi! Allora, ciao! Eccolo qui, il primo personaggio della nuovissima collezione, Pinocchio! Oh! Gli somiglia, sembra lui. Gli somiglia tantissimo. Sembra lui? Sì, gli hanno cambiato solo il naso. No, questo qua è un po' una carota. Ma quindi che vorresti di Gabriele? Che la bustina l'ha bucata lui col naso. Forse ho detto una bugia all'interno. Però della bugia vi racconterò alla fine. Come la fine? Sì, ve lo vedete alla fine, voi lasciate suspense. Ma vabbè. Però una domanda. Sono io il più bello di tutti i gufi intanto? Sì. Ti sono cambiato il naso. No. Ti uccido. Ti odio. Oddio, ti picchio adesso. Ma non si dicono le bugie. Scusa. Ma non si dicono le bugie. Mannaggia. Allora, Gabriele, fammelo vedere sto personaggio. Ah, ciao Pinocchio, gira ciao. Un po'. Comunque ti sembra un naso normale. No, oddio, guardate il profilo, Gabriele. Ma la pancia qui, cioè, prima sei tutto magro, poi. No, comunque è bellissimo. E poi sono veramente buffi. C'hai ragione, Gabriele, rimettere un po' di profilo col pancione. C'è una pancia. È bellissimo. E poi qui, ragazzi, ovviamente, allora, qui c'è il taglio per fare il segnaposto. Qui possiamo mettere il biglietto con il nome della persona che siede a tavola. E poi qui abbiamo l'anellino per poterlo attaccare all'albero di Natale. Cioè, la faccia sembra umana, è là perché qua il braccio è tipo a burattino. È tipo a burattino? È perché guarda. Pinocchio è di legno, Gabriele. E là perché questa qua pare una faccia normale? Non lo so. Non lo so. Un po' più scura. Chiediamolo a qualcuno. Vabbè. Boh, non lo comunque, so. Comunque, allora, sei soddisfatto? Questo è veramente bello. Sì, carino. Ok, ma allora adesso chi lo fa il prossimo unboxing? Chi c'ha? Lui, allora, direttamente lui. Ok, vai, procediamo. Andiamo. Ragazzi, seconda bustina dei gufi. Vediamo un po'. Chi è? Chi è? Io questo non lo... il cappuccetto rosso. No, io questo non maledetto. Ah, questo è il lupo, Gabriele. E qua ci stanno gli artigli. Qua è tutto peloso, la coda. Oh, no, adesso ce si mangia tutti, no. Guarda. No, non sono cappuccetto rosso, ma mi mangio pure la cam. Ma no, guarda, chiamo il cacciatore, chiamo il cacciatore. Oh, che cacciatore. Ah, dai, chiamo il cacciatore, tanto certo. Nella collezione di Goofy non c'è sta il cacciatore. Alleluia, no. Posso mangiarmi chi voglio. Ma non può. Ma che cattivo. Soprattutto lui che ti mangia, pane. Giustamente sei mangiato l'unico che si può mangiare. No. Scappo via, non mi vedete di me. Allora, lupo, vieni qua, fatti vedere. Gabriele, questo è veramente bello, eh. Vediamo un po' come è stato fatto. Ah, è bellissimo. Gira un po'. Tutto peloso. Guarda, si è tutto il pelo. C'ha meno pancia, cioè. C'ha meno pancia. Pare strano che questo caso è magnato. La nonna, cappuccetto rosso e mezzo omino di Barzapane, è magrissimo. Lui non si mangia niente, un burattino e ciccianazzo. E ciccianazzo. Però, ragazzi, possiamo dire una cosa. Essendo il lupo un personaggio molto cattivo, però... è bellissimo. È bellissimo, dai. Ragazzi, non fa minimamente paura. Anzi, diciamo che è veramente carino. Simpatico. Guardate che bello. Spettacolare. Ok, adesso ci manca di fare l'ultimo unboxing. Ok. Ragazzi, andiamo ad aprire l'ultima bustina. Vai. Se no io vedo guai a chi spoiler. Vi giuro, se guardate vi mangio. Beh, oggi è andata bene, Gabriele. Come prima spesa ne abbiamo messo già 3. Che è successo? C'è stato fratello. Come c'è stato fratello? Aspetta. Forse saremo in due a scappare. No, giusto, in questa collezione non ci sono. Mannaggia. No, aspetta. Ma chi è? No. Due super menzogne. No. No, ragazzi, no. Mio. Due Pinocchi, no. Già abbiamo beccato un doppione, ragazzi. Vabbè, tanto poi con gli amici miei a scuola scambio tutto. Infatti questa è una cosa importante. Ovviamente, ragazzi, possiamo scambiarli i nostri amici. E adesso è il momento di dire perché la mia bustina è bucata. Perché è bucata? Semplicemente Gabri mi ha chiesto: è vero che non troveremo doppioni? Io ho detto sì. E poi mi è cresciuto il naso e si è bucato. Ma no, ma dai. Sono un po' taroccato. Mannaggia. Bene ragazzi, questa qui è la nostra collezione. Pinocchio, Pinocchio taroccato, lupo. Ma perché Pinocchio taroccato? Che tarocco? Ma guarda questi poi litigano, lascia perdere. No, mi sono abituato. Bene ragazzi, il video finisce qui. Mi raccomando, mettete un bel like. Un like pollicione ragazzi, mi se raccomando. Se vi è piaciuto il video e cliccate qui in basso a destra
Iscriviti al canale Megabri Collections. Buon Halloween per domani a tutti. E visto che ci stiamo, se ci vogliamo proprio alla grande tanto, buon Natale! E buon Natale, dai ragazzi! A buon Natale in anticipo, ok? Ma in anticipo è omicidiale, anche se è a novembre. Ok ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao!